La vita si allunga e questo porta con sé la necessità di un maggior numero di specialisti, capaci di dare un servizio qualificato nell'assistenza domiciliare agli anziani o ai malati. Un'opportunità di lavoro per molte donne che vengono licenziate da aziende che chiudono i battenti. E ora si punta alla creazione di un albo degli assistenti domiciliari. Il progetto si chiama MegaP e coinvolge, oltre al comune di Pinerolo, al CFQ e al Centro per l'Impiego, anche Sinergie Italia e il Consorzio Coesa, due realtà che, operando sul territorio, conoscono le problematiche che emergono quando l'assistenza domiciliare avviene all'insegna dell'improvvisazione. L'iniziativa che abbiamo presentato oggi è un'iniziativa di governo del mercato del lavoro locale sulla voce più significativa, che è quella delle assunzioni a tempo indeterminato di collaboratori e collaboratrici familiari. Questa voce rappresenta più di un quarto dell'assunzione a tempo indeterminato. È un settore che aveva delle regole molto vaghe, ecco, diciamo, metteva assieme solitamente due dati di difficoltà, quello della famiglia che aveva una persona da accudire e quello di lavoratrici che spesso avevano un bisogno di ingresso sul mercato del lavoro regolare. L'esperienza decennale dei corsi di formazione nell'ambito sociosanitario assistenziale che abbiamo sviluppato come consorzio ci ha portato a dare piena adesione a questo progetto, nel quale ci abbiamo creduto fin dal primo incontro. Questo progetto chiaramente non va a modificare ciò che è l'impianto degli standard formativi regionali, quindi i corsi della durata di 1000 ore per gli operatori sociosanitari piuttosto che i percorsi modulari. Però ha l'obiettivo, insieme agli altri soggetti che fanno parte del progetto, quindi il Consorzio Coesa e la società Synergy, di andare a identificare nuove risorse per avere nuove tipologie di finanziamenti per i corsi di formazione. Attualmente noi all'anno qualifichiamo 50 persone a fronte di una richiesta che supera le 500-600 persone, quindi chiaramente c'è un divario notevole tra quelle che possono essere aspettative e persone formate. Quando le richieste sul mercato del lavoro locale e anche extraterritoriale sono sicuramente ben superiori alle 50 unità.